Buonasera cari non telespettatori, non c'ho spazio. Aduken a tutti voi. Aduken! Io sono Crisali del Keeper di questo lercio canale. Ci occupiamo di Resident Evil Director's Cut in lingua italiana. Come sappiamo non esiste una versione di questo gioco in lingua italiana. Un gruppo di tre ragazzi nello specifico. Phoenix, ovvero Marco Calautti. Mikartu, che il cui vero nome è Michele Del Bene, e Vash, di cui purtroppo non sono riuscito ancora a reperire il vero nome, si sono occupati di creare una patch amatoriale per tradurlo in italiano. Purtroppo una particolarità di questa versione è che Michele Del Bene, in arte Mikartu, colui che si è effettivamente occupato della traduzione effettiva dei dialoghi, dei testi, dei file, eccetera, eccetera, purtroppo ci ha lasciati in tempi recenti, esattamente lo scorso anno, a causa di una brutta malattia. E quindi ho trovato doveroso, giusto, per rispetto suo e anche degli altri ragazzi che hanno contribuito a questo progetto, far conoscere questa patch, questa versione. Anche se non sono sicuramente la persona più seguita, metterò poi tutti i link con la patch sulle varie istruzioni su come usarla. Come ho già detto, ci serve una copia originale del gioco, come ne ho qui una adesso, per poter poi applicare la patch, perché poi bisogna creare la ISO. Beh, poi le istruzioni come posso le metterò. Quindi ringrazio questi ragazzi, un ringraziamento particolare va a Mikartu, anche se ovviamente purtroppo non mi può sentire. Fatte queste doverose premesse, direi di partire. È vero, lo devo mettere l'ululato dei cani. No, no, è la cosa del fischietto per i cani, è una cosa che hanno messo solo nel remake. Però c'è da dire che nel remake hanno messo tante cose che Mikami aveva in mente e che non fu possibile fare con la Play 1 perché non ce la faceva. Quindi non è da escludere che l'idea ci fosse, originariamente. Come magari ci poteva anche già essere l'idea di Lisa Trevor, ma che poi non hanno potuto mettere per dei limiti. Ok, io ho fatto tutto questo casino perché voglio andare nella stanza, in una delle stanze segrete. Segrete. Vabbè, Richard ha delle munizioni per pistola, ma non è che ci servono. Richard è della squadra, bravo. Non è che ci servono. Dovessi stare a prendere tutte le munizioni, non finisco più. Non ero convinto che di dover ucciderlo. Allora, questa cosa che sto facendo è un'altra cosa che le clip, sì, infatti. Questa cosa che sto facendo in realtà non servirebbe. Che qua è troppo buio, non puoi fare niente. Quindi tu usi l'accendino, accendi la luce. E di qua ci sono, se non ricordo male, delle munizioni acide. Esatto. Poi sul tavolo ci sono lì degli incribbon e qui c'è un caricatore per la pistola. Ho detto, mi fa veramente strano leggere sto gioco in italiano. Anche se, ripeto, in realtà una versione italiana comunque esiste, perché quella del 3D del DS è in italiano, ma comunque ha le sue differenze rispetto a questa. Quindi che cosa mi rimane da fare? Niente, mi rimane da fare soltanto la stanza... Ah, questa, guarda, la stanza con l'enigma dei quadri me la voglio proprio godere tutta. Come è stata tradotta. Che sulla traduzione del DS le traduzioni dei quadri l'hanno fatte un po' a casaccio. Madonna, un'ora e mezza per uscire dalla villa, mamma mia che vergogna.
Meno male che lo sto facendo apposta. Mamma mia, guarda, la prima volta da piccolo non so, ci sono stato fermo giorni su quell'enigma. Allora, questo non ci serve, questo non ci serve, il resto può rimanere. Allora, credo di aver esplorato tutto della villa. A parte, beh, il ripostiglio non ci posso entrare. Lì c'è la scala, lì ci vado mo, lì ci vado dopo. Tutta quella parte là non ci posso andare ancora, sì. Non sono più abituato a esplorare tutto quanto a sto gioco. Vado sempre di corsa. Se no sbaglio un'altra volta. Aspetta, il primo quadro che non serve a niente. Il dipinto si intitola Dalla culla alla tomba. E questo è bell'indizio che ti dice che tu devi seguire l'ordine dei quadri dalla nascita fino alla morte. Saranno tipo 20 anni che non esamino più quel quadro. Quindi, neonato, cioè newborn baby. Poi c'è un bambino, quindi si dice l'infant. Poi c'è Lively Boy, un ragazzo fe ragazzino felice, giusto? Un giovanotto. Qui se non sapevi l'inglese, questo enigma era impossibile. Chi cacchio sapeva l'inglese quando ero da piccolo? Nessuno sapeva l'inglese. Di un uomo di mezza età dall'aria stanca, l'abbiamo già fatto. Comunque è strano che passi subito da un ragazzo al tizio di mezza età. E poi c'è l'ultimo stadio, che è il ritratto di un anziano glabro. Cosa cacchio significa glabro? Un termine che non ho mai sentito. Vabbè. E poi c'è l'ultimo quadro, che è la fine della vita. La fine della vita. Ora è giusto. Simbolo della luna, del sole, della stella e del vento. Qui praticamente l'enigma dice: quando il sole si coricherà ad occidente, cosa c'era da clippare? Vabbè, quando il sole si coricherà ad occidente e la luna si leverà ad oriente, nel cielo appariranno le stelle ed il vento soffierà verso la terra. Sarà allora che la porta della nuova vita si spalancherà. Tutta questa manfina alla fine non serve a niente, perché tanto le creste le inserisce lui da solo, quindi non. Non mi innervosisca con questo cazzo di spelli. Addio. Esatto. Ahi, un po'? Ciao Dark Midnight, buonasera. Boh, vabbè. Ah, allora forse ho capito cosa hai clippato, forse ho capito cosa hai clippato. Ti stavamo aspettando, Mid, mancavi solo tu. Allora, una vecchia botte, giusto? Una vecchia botte.
C'è altro qua? Niente di utile. No, vabbè. Allora, qui che dice? Manovella. Me lo immagino. Niente di importante, ma se vedi qua, la sua estremità è quadrata. Quindi manovella dall'estremità quadrata. Bastava tradurre manovella quadrata, ma vabbè. È stato più preciso, è stato più specifico. Dopo lo guardo, Dali. Dopo lo guardo. Il segreto con i cani è camminare per un po' e poi correre, non ti vedono quasi mai. Mazza! Cioè, io lo dico sempre che studiare fa male. Allora, c'è un foro di forma quadrata e quindi via. Ora l'acqua defluisce dall'altra parte. Defluisce. Proprio dei termini molto specifici. Ed eccoci qua. Ecco un'altra cosa che non faccio mai. Perché fa perdere un sacco di tempo. Se poi la sbaglio so pure cazzi. Infatti già sono andato leggermente troppo in là. Ma brutta deficiente. Niente, non ci va più. Niente, non ci va più. Ma guarda, se riesco. Ci va solo se faccio lo scattino della corsa. Ecco fatto. Allora, quindi direi. Perfetto. Allora, come è stata tradotta? Residenza guardie. Sì. Sì, io l'ho sempre chiamata casa del guardiano, come sembra che anche nel remake viene chiamata così, però. Cortile, sì, è giusto, ci può stare, ci può stare. Allora, qui di per sé non bisogna entrarci, ma questo è il bar. Ci sono degli Ink Ribbon. I ragni non me li fido, spero che non mi prendano. Aie, costa. Ce n'è uno solo? Sono due. Voglio anch'io un flipper in casa mia. Vabbè, c'ho già il cabinato di tech, diciamo che può anche andare. E questo sarebbe, diciamo, una sorta di aiuto per l'enigma della stanza del Vujolt, anche se in realtà non. Aia. 3 e 9. Mamma mia. Fammi nanna prima che. Prima che a me fanno il culo a strisce. E esci. No, in realtà quando mi sposterò in sala, un flipper
Forse non mi dispiacerebbe mettermelo. Non sono tipo da flipper, però. Cioè, esiste il flipper di Batman. Quindi quello su quello un pensiero ce lo voglio fare. Allora, vediamo un po' qui che cosa posso prendere. Perché tu non l'hai vista la mia sala, è molto grande. È grande tipo 2 volte la tua di quella che avevi alla vecchia casa, per farti capire. Una vecchia macchina da scrivere, se avessi il nostro incrostatore potrei salvare la partita. Niente di speciale, un letto messo a caso. Allora, questo lo posiamo, queste pure. Ci prendiamo il bazooka perché ci servirà contro la pianta. Sì, i ragni non li hanno mai cambiati. Vabbè, diciamo che tra virgolette andavano bene così. Non c'era bisogno di cambiarli. Alla fine è per quello che dovevano fare. Anche se è buffo che lo stesso tipo di ragno stia in 3 posti, in posti diversi, ma vabbè. Non facciamo troppi pignoli, dai. Buonanotte. Au. Buonanotte pure a te. Niente di utile. Se noi esaminiamo il libro, non c'è scritto niente. Secondo me no, perché cioè il rumore che fanno quando zampettano è fastidioso. La vasca da bagno è colma d'acqua sporca fino all'orlo. Vuoi svuotarla? Sì. Però boh, cioè sono dei ragni strani, non sembra quasi che non c'hanno il pelo. C'è anche il ragno grande, non c'è il pelo, è un po' strano. Non mi piacciono tanto come sono fatti i ragni al Code Veronica. Chiave sala. Chiave sala controlli. Posso, con niente di importante, posso tranquillamente affermare che questo bagno è più grosso della mia stanza. E nemmeno di poco. Mamma mia, esatto. Non ci sei ancora arrivata. Se noi spostiamo qua ci sono solo delle piante, vabbè, non ci servono, quindi possono anche rimanere lì. Io direi di. Non so se servirà, ma noi. Allora, di per sé no, non posso ancora farlo perché non ho il libro di botanica. Però intanto apriamo la porta. C'è un pannello con tastierino numerico. Vuoi premere i tasti? Sì. Enigma l'ho sempre fatto a caso. Credo che ci sia una combinazione precisa, ma io l'ho sempre fatto a caso. Ah, ecco. Che andiamo dalle cugine incazzate dell'Ape Maia. Chiave dormitorio. Via, via, sparisci, vattene.
Chiave 002. Qui c'è un altro dialogo tra Barry e un presunto Wesker, ma sinceramente non mi ricordo come si fa a triggerarlo. Ah, ecco. Ma perché tutti questi zombie nei bagni? A parte che sto bagno non ha il cesso. Ah no, eccolo, ce l'ha, che non si vedeva. Praticamente quel qui è pieno di guardoni, cioè tutti che aspettano che vado al bagno io. È tutto impolverato, nessuno se ne serve più da molto tempo. Non c'è più acqua. Qui abbiamo un altro documento. Rapporto sulle pianta 42, questo me lo voglio leggere proprio tutto. Sono passati 4 giorni da quando si è verificato l'incidente. La pianta 42 è germogliata ad una velocità sorprendente. Il T-Virus ha sortito su quest'ultima degli effetti differenti rispetto a quelli riscontrati sulle altre piante. Infatti differisce da esse sia per forma che per dimensioni. Analizzando il suo comportamento risulta molto difficile capire di che tipo di pianta si trattasse in origine. La pianta 42 si nutre in due modi differenti, in primo luogo servendosi delle proprie radici, che si prolungano sino al seminterrato. Immediatamente dopo l'incidente, uno degli scienziati perse la testa e ruppe una cisterna dell'acqua proprio là sotto. Adesso il seminterrato è inondato, è facile intuire che l'acqua. Questa cosa è interessante, quindi noi sappiamo da questo file che l'acqua che c'è nel seminterrato non sono stati gli squali a rompere la vasca, ma è stato questo tizio a rompere la vasca con dentro l'acqua. La Madonna! Esatto. Adesso il seminterrato è inondato, è facile intuire che l'acqua contenesse una certa quantità di sostanze chimiche che hanno aumentato la formidabile rapidità di crescita della pianta 42. A partire dal Quello è stronzo, signore. Esatto. A partire dal seminterrato, un'altra parte della pianta 2 è cresciuta attraverso delle condutture e lascia penzolare dal soffitto del primo piano numerosi bulbi. Da questi bulbi si proteggono dei rampicanti. La seconda sorgente d'alimentazione della pianta è costituita proprio da questi ultimi. Infatti, non appena percepisce un movimento, la pianta 42 avvinghia e trattiene la preda con questi appendici. Dopodiché inizia ad aspirare nel sangue servendosi di alcune ventose che si trovano sulla loro parte inferiore. La pianta dimostra inoltre una certa forma di intelligenza, dal momento che, mentre cattura le proprie prede e mentre è sopita, può servirsi dei medesimi rampicanti per bloccare le vie di uscita. Parecchi membri del personale ne sono già finiti vittima. 21 maggio, sono passati 4 giorni dall'epidemia. Quindi questa è la prova. 21 maggio, quindi l'epidemia è avvenuta il 17 maggio. Erano 4 giorni, no? 4 giorni da quando si è verificato l'incidente. Quindi l'incidente è avvenuto esattamente il 17 maggio. Rapporto sulla pianta 42. Prendiamo anche la mappa, non la usiamo, ma prendiamola. Uno schizzo del dormitorio. Uno schizzo del dormitorio, è un po' brutto detto così, però vabbè. Non importa. Esattamente. Sì, vabbè, infatti non. Vabbè, alla fine. Vabbè, in realtà comunque serve a quello che ha la sua. Al suo scopo, insomma. Come da tradizione, per i primi due Resident Evil, la metà gioco ci deve essere l'enigma delle casse.
tradizione rotta soltanto dal 3 e dallo 0, perché nel 3 non c'è proprio questo enigma e allo 0 sta alla fine. Abbastanza improbabile che con l'acqua così alta tu possa correre in quel modo, però vabbè. Ce l'ho la chiave appresso? Sì. Qui ci stava bene la musichetta dello squalo. Niente di speciale. Non c'è mai niente di speciale. Quantomeno dimmi che roba è. Bagnato e perciò inutilizzabile. Non posso più bere, l'ho finito adesso. È tutto bagnato e perciò inutilizzabile. Quindi, se è tutto bagnato, perché queste non lo sono? Vabbè, non facciamoci troppe domande su. Questo era 003. Grande serbatoio, e quindi di per sé non. Quindi adesso sappiamo che diciamo questa vasca non è stata sfondata dagli squali, ma è stato quel tizio impazzito a romperlo. Da qui poi è uscita l'acqua e quindi gli squali. E qui c'è un piccolo errore di continuità, ovvero se io l'acqua l'ho tolta, perché qui c'è ancora? E le casse stanno ancora galleggiando. Infatti qua nel remake questo errore è stato corretto, che esce proprio da tutt'altra parte. Sta cominciando a farmi male la gola, non sono abituato a parlare così tanto. Nel bagno sono entrato, sì. Ah, aspetta, 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 aspetta. Dimenticato di entrare nella stanza delle radici. Che miseria. È una cosa che non faccio mai. Gli svantaggi di aver studiato un percorso per fare la speedrun è che poi non ti ricordi più come gioco normale senza lo speedrun.
In realtà potrei anche entrarci dopo che ho fatto il V-Jolt, però vabbè. Sembrerebbero le radici di una pianta. Qui c'è appesa una borsa, niente di utile al suo interno. Il legno dovrebbe essere marcio, visto che sta, che chissà quanto tempo è che era allagato. E ce lo teniamo per il sushi. Anche se io non vado matto per il sushi. Ora mi sa che se non faccio prima, se non prendo prima gli appunti di botanica, non posso nemmeno fare il V-Jolt. A parte che non c'ho spazio, però. Andiamo a far secco l'ultimo guardone che ci è rimasto. Perché questo dormitorio, questo è più che casa del guardiano, doveva chiamarsi casa del guardone. Questo lavandino non nasconde niente di importante. Nasconde. Come fa un lavandino a nascondere qualcosa? La polvere ha ricoperto ogni cosa. Questi asciugamani sono sporchi. Qui c'è un altro documento da leggere. Appunti di dovrebbe essere dei libri dalla copertina rossa, ma ce n'è uno in quella copertina bianca. Vogliamo prendere, dovrebbe essere gli appunti. Ah no, questo è il rapporto V-Jolt. Rapporto V-Jolt. Proprio come sostenevo nel mio precedente rapporto, abbiamo osservato nelle cellule della pianta infettata dal virus Tyrant alcune caratteristiche comuni. Sempre attraverso degli esperimenti abbiamo rilevato un altro dato molto interessante. Abbiamo scoperto un elemento che distrugge rapidamente le cellule di questa pianta, nell'umbrella numero 16, ovvero il V-Jolt, uno dei composti chimici della serie UMB, che utilizziamo nei nostri esperimenti. Abbiamo ribattezzato l'umbrella il V-Jolt. Secondo i nostri calcoli, basterebbero meno di 5 secondi per distruggere la pianta 42 se si applicasse il V-Jolt direttamente sulle sue radici. Per preparare il V-Jolt bisogna mescolare tra loro in un preciso ordine un certo numero di composti chimici della serie UMB, ma questi composti possono generare un gas tossico altamente nocivo per gli esseri umani, perciò è necessario manipolarli con estrema cautela. A seguire una breve descrizione delle diverse tipologie e delle loro caratteristiche. Numero 2 è rosso, numero 4 è verde, il 7 è bianco, il 13 è blu, color, odore stimolante, 3, N+03 viola, giallo 6, vedi questi zombie, marrone, ok, adesso possiamo andare a fare il V-Jolt. Ora manca un libro, io ti metto questo, ti metto il libro rosso. Ok, il V-Jolt di per sé non sarebbe necessario, ma siamo qua per analizzare la traduzione italiana in ogni suo aspetto, quindi andiamo a farlo. Inoltre qui
Non ricordo se anche nel remake è così, perché sono secoli che non faccio il VJolt nel remake, però qua ci vengono fornite 3, 4 bottigliette vuote per poter creare il VJolt, in realtà a noi ne servono solo 3. Dovresti gentilmente prendermi la bottiglia. Ah, ecco dove stava. Stava qui su. Allora, la prima parte del VJolt me la ricordo sempre. 1 più 2 uguale 3, 3 più 4 uguale 6. Aspetta, qui che dice? Sul muro c'è scritto qualcosa. Acqua 1, rosso 2, viola 3, verde 4. Qui, vabbè, ci dice a cosa corrispondono. Quindi 1 più 2 uguale 3. Quindi l'acqua corrisponde a 1. Il 2 il rosso, riempire il numero 2. Quindi acqua più rosso uguale 3, che è il viola. 3 più 4 uguale 7. Mi fa ridere, dai. Una bottiglia di vetro per prodotti chimici. Quindi 4, 3 più 4 uguale Mi 7. chiami il presidente. Esatto. È lei il presidente? Bene, Bene. allora so già tutto. Ci facciamo un bel pranzetto. Quindi, umbrella numero 7, che è il colore bianco. Non ho bisogno di questo prodotto chimico. Allora perché ce l'ho nell'inventario? Che più che prodotto chimico a me sembra tipo dello zucchero. Anzi, no, mi sembra quella schifezza che viene dall'omino dei marshmallow, resta così. Comunque, da qui in poi mi dimentico sempre come continua. Quindi 2 più 4, 6 e 6 più 7. Quindi 2 più 4. Più 4, fanculo. 2 più 4. Quindi abbiamo detto 2 più 4, viene fuori lo yellow, il giallo 6, e quindi c'è il numero 13, e poi 13 più 3, e abbiamo fatto il VJolt. Jolt di un bel marroncino, ah no, più che marroncino sembra arancione però. Ora posso distruggere quel rampicante mostruoso. Però noi non lo useremo. Anche perché così, se non lo usiamo, ci viene un altro dialogo fra Barry e Jill. L'unico problema è che se non poso qualcosa non c'è lo spazio. Qualcosa che non avevo previsto. Non lo faccio mai, VJolt. Quanto sei cattivo. Mettigli il verso dello zombie. Ora schiena.
libro, se l'ho già usato, sì. You saved me! Yeah. That was close. Thanks, Barry. Don't mention it. What a monster. I can't believe... What the hell is this place anyway? Che bella immagine che ci hai dato. Sono sempre le tue perle queste. Okay, I'm gonna stay in the soldiers' area and take a look around. Though I'm sure there are still things in that other mansion as well. Anyway, let's start searching separately. Okay. Com'è che lo chiama? Okay, I'm gonna stay in the soldiers' area and take a look around. Perché lo chiama soldiers' area? Sure, there are still things. Perché lo chiama area dei soldati? Anyway, non sono soldati. Let's start searching separately. Okay. Però fallagliela col piccone, cioè con qualcosa di duro. Che qui c'è il primo dialogo con Wesker. Wesker. Jill, so you're safe. That's what I was going to say. Where on earth have you been? You disappeared from the hall all of a sudden. I'm sorry, but I have my reasons. Perhaps you guys have met them? It was all I could do to protect myself against those strange creatures. Is that right? Anyway, it's good to see you're safe. Jill? Our first priority is to get out of here. Yes, you're right. Now, there are a lot of rooms in that mansion that we can't get into because they're locked up. I have been looking around for clues. Okay, I'll go to the other house and see if I can find any clues. Will you do that? I'm counting on you. Oh, qui c'è un appunto. Lui, cioè noi siamo convinti. Dici, dove cazzo sta? A parte il fatto che stava sparando alle api. In realtà lui qui adesso, cioè lui ci ha detto di tornare nella villa, nella casa principale, perché lui sta andando ai laboratori per liberare gli Hunter e per ucciderci. Quindi è per questo che ci dice di andare nella casa principale, così lui poi può liberare gli Hunter con il preciso scopo di farci fuori. Ci sono delle erbe blu qua, ma non penso mi serviranno.